Allora, dunque, io sto sentendo che c'è questa gamba che c'è una gamba che fa Diego, mi spiego, fa. è la gamba di Sara Bernard, quella la rivale della Tuse, si sa che lei aveva una gamba di legno, quindi si pare i francesi che sono quelli che calano giù di brutti da là. E il pubblico in sala improvvisamente sentiva da Diego si pare. Sara che arrivava. Poi potrebbe essere la gamba del capitano Acap, o addirittura di Sara. No, bisogna vedere adesso. Comunque insomma, è importante che il resto venga, no? Mia nonna Leonide, siccome stasera, questi giorni, io ricevo un sacco di diversi omaggi, non so come chiamarli, insomma, riconoscimenti che vanno anche alla mia età. Mia nonna Leonide, questo nome è Nibelungico, non inganni, è nata in Brasile, in Casentino, è morta a 101 anni. Io le avevo detto, nonna a 100 anni mi porto in televisione, lei è morta anche il giorno prima. Perché portata io in clinica, e si è rotta il femore per la seconda volta, io l'ho portata in clinica e lei mi ha detto, Giorgino ma non morirò mica. 200 anni. Era una donna straordinaria. E la sua madre, direi, che era, io la ricordo, ero bambino, quando vedevo questa signora che stava lì, vestita di bianco. Ma io ero quella. Quella era la nonna, diceva, che era la madre di lei. È morta a 106 anni. Ancora salute. Purtroppo anche, per strada. No, è meravigliosa. A me mi dicono così perché un tempo fa sono andato in casa a trovare mio fratello, che adesso è mancato proprio purtroppo. Tra mio fratello e hanno fatto una festa, insomma, una serata all'Istituto dell'Agricoltura, ma c'erano più che altro c'erano canadesi. E noi italiani, io ho fatto una specie di recita e alla fine del recita c'è una signora che veniva avanti con un bastone dal fondo della sala, no? Piegata in due così, con una collana che vendeva le donne più belle del Canada. E veniva avanti e diceva, Albertazzi, ero bambina quando... Sono veramente onorata a nome di tutta la città di Bellareggio Marina di fargli omaggio di un'opera d'arte originale che è stata realizzata dal nostro artista qui, Claudio Balestracci. Ecco, Balestracci, abbiamo la finale uguale. Esatto, artista che abbiamo avuto qui con noi questa sera per spiegarci un po' come in che modo l'opera sia stata concepita. Grazie, ma però diciamo che da parte nostra, da parte della città che le fa omaggio, questo oggetto vuole rappresentare una sorta di contenitore di esperienze, anche un ideale copione a simbolo della sua illustre carriera, e vuole essere anche, ci dispiace ripeterci, un piccolo presente da parte della nostra città in onore del suo 90° compleanno. Io devo dire che per noi questo giorno Albertazzi significa veramente festeggiare il teatro. Dopo le
stasera parlando di tutti questi autori. Non è così, non è così facile. Comunque, no, per niente. Delle no, banalità. È sempre una cosa. Allora mi viene in mente che dopo le ultime parole che ha detto durante lo spettacolo, questo lavoro qui potrebbe essere esattamente quel secchio di cui parlava prima, perché in realtà il lavoro che ho fatto è un libro, ermetico, quindi non si può aprire, perché è un libro oggetto che contiene degli occhi. Gli occhi sono quelli dell'autore, non miei, i suoi. Questo lavoro in realtà proviene da un altro lavoro che in pratica è una libreria di classici, dove io ho dato gli occhi a questi classici e ho cercato di individuare gli occhi che guardassero il pubblico, cioè in camera, e anche attraverso la sua immagine ho cercato su internet gli occhi che guardassero verso l'obiettivo, perché avevo bisogno di questa cosa. E mi ha fatto molto ridere oggi, perché Maria Laura mi ha telefonato, mi ha detto: mi raccomando, non dire le origini di questo progetto, perché in realtà si chiama la mia libreria Nevergreen. Ah, Evergreen, invece che Evergreen, ma perché era una provocazione, certo, ovviamente. Certo, certo. E io, quando mi sono messo a ridere, quando me l'ha detto, perché figurati se Giorgio Albertazzi si spaventa davanti a una N di Ever, la fa fettina e poi ci fa il... No, però... E questo è quanto. Gli altri autori poi li vedrà, perché sono contenuti nel tuo, messo un piccolo catalogo dove spiega le origini di quest'opera. E quanto? Eh sì, grazie. Basta con gli occhi. Bello.